Ben trovati, ben ritrovati amici del gusto relativo, siamo in compagnia di Mattias Hauser, enologo dell'azienda Castel Saleg. Mattias, ciao, ben trovato per gli amici del gusto relativo, raccontaci qualcosina dell'azienda, qual è l'idea dell'azienda di fare vino in generale, qualcosina ovviamente anche più tecnico, come preferisci. Castel Saleg è un'azienda di famiglia privata, Conte Krimpung il titolare, sono 30 ettari di vitati, 20 ettari di rosso, 10 ettari di bianco. I nostri vigneti sono intorno al lago di Caldaro, che si conosce, provincia di Bolzano. Un'ottima doc, sì. Non abbiamo scelto questa oggi, però il primo vino che presentiamo è un vino bianco, annata 2015. 5-6% fermentato in barrique, il resto è acciaio inox. Il nostro appezzamento si trova, qua a Caldaro, a 450 metri. Un'annata molto fresca, molto buona, acidula e appena imbottigliato. Un po' parlando prima, un po' il discorso che ci limita un attimino perché i vini non sono pronti adesso all'Army Italy, però sarebbero pronti da qualche mesetto, per dire. Sicuramente ha un sostegno acido che può portarlo ancora un altro po' avanti, ma presenta in tutti i modi delle caratteristiche molto interessanti, come un bel bouquet fruttato, diciamo così, di frutto bianco, a polpa bianca, sicuramente è una parte caratteristica di questo vino, ma direi anche una punta di pietra focale, qualcosa che richiama più il terziario. Non a caso mi dicevi tu che parzialmente viene anche affinato o fermentato in... Fermentato e affinato in barrique. Piuttosto in tono da 500 litri. Esatto, quindi diciamo il fatto che la botte sia più grande non lo rende particolarmente aggressivo, lo rende però anche leggermente astringente, devo dire, in bocca, cosa che diciamo il tannino nei bianchi non si parla. Non se ne parla del tannino sui bianchi, però questo vino presenta questo filo di astringenza che lo rende anche ancora più complesso, direi. Sicuramente un vino molto interessante, non so se volevi dire altro, ma direi che detto tutto, noi puntiamo molto sulla resa per ettaro, che cerchiamo di fare 80-90 quintali ettaro massimo, piuttosto andare sotto che quei limiti appena detti. È tutta proprietà, vuol dire dall'uva fino ai bottiglie sappiamo un po' tutto il percorso del vino. Beh, possiamo anche passare all'altro vino, penso, sì. Possiamo aiutarci con la spudacchiera. Nel frattempo Mattias ci serve l'altro vino, che è, dicevamo, un Cabernet Sauvignon del 2013, una riserva. Dicendo prima, 20 ettari evitati sul lago, adesso ci collochiamo proprio giù sul lago, siamo a 220 metri di altitudine, una vigna che ha oltre 25 anni, Merlot, qua parliamo di rese che sono intorno a 60 quintali ettari, vuol dire una concentrazione già molto intensa fuori il vigneto. Facciamo la classica vinificazione rosso, vuol dire una fermentazione di 2 settimane sulla buccia, e dopodiché ho fatto la malolattica direttamente ancora in acciaio inox. Dopo quel passaggio andiamo direttamente in barrique, questa volta in barrique da 225 litri. E sicuramente qui una nota molto interessante è proprio questo richiamo alla vaniglia, dovuto ovviamente principalmente alla barrique, accompagnata sicuramente anche da delle interessantissime note terziarie e anche ancora di più queste note morbide, per l'appunto la vaniglia in primis, ma anche sicuramente la vaniglia, sicuramente qualche frutto più diciamo piccolino nero, esatto. Ma anche la speziatura è molto interessante in questo vino, cioè questa nota pungente. Dovuto un po' anche dal legno, no? Proprio dalla tostatura del legno abbiamo questa speziatura che per me sia un po' una percentuale corretta e giusta, perché dà una complessità più alta al vino. Esatto. Non è solo legno, non è solo barrica, esatto. Abbiamo non un è solo complesso morbido, di è anche più qualcosa di più pungente, di più diciamo particolare, che dà, come dicevi tu, d'altra parte quella maggiore complessità e struttura del vino. Va bene, non so se hai altro da dire Mattias, altrimenti ci lasciamo, noi ti ringraziamo per questo incontro, saluti a te, in bocca al lupo a te e all'azienda, viva il vino, viva la vostra terra che è ricchissima, grazie.